Vuminguno. Nella voce Frank Nemola. Allora, qui stiamo presentando due libri, diceva Lello, uno che ancora non c'è e l'altro invece c'è, esiste, è un libro album, è un libro più CD, si chiama Il fiore inverso ed è stato realizzato da Lello e da Frank con un lavoro di anni. È un'opera collettiva realizzata da un poeta e un musicista in collaborazione con altri musicisti, per dirne uno Paolo Fresu, e un disegnatore, Claudio Calia, però sarebbe collettiva anche se Lello fosse stato da solo o Frank fosse stato da solo, perché appunto si diceva prima il linguaggio, quello verbale e quello musicale sono già collettività, appartengono alla storia degli umani dall'alba dei tempi. Ogni poeta è dentro una tradizione stratificata, ogni poeta che scrive, che legge è già una moltitudine in azione, perché la poesia nasce prima dei poeti. Il cuore è questo vuoto al centro del sentire, il fiore che nasce già appassito, muto, zittito, questo vecchio bambino e i suoi occhi grandi, questo passato già tanto passato da essere ormai l'unico avvenire, il futuro di un muro, un viaggio che non si allontana ma sprofonda, quest'onda che passa e non tramonta, la pena che sormonta, i tappi senza bottiglia, il tuo corpo a miglia e miglia, il tuo corpo a miglia e miglia. Il vuoto è questo dolore che riempie l'orizzonte, questi volti immobili, questo contrarsi del tempo, questo precipizio e lo sguardo nell'interstizio a spiare l'aborto di ogni inizio, le doglie con lo sconto di ciascuna delle nostre voglie, la fame che attende paziente, che pianta le tende mentre la carica squilla gli scudi e noi nudi, noi picchiati, noi svenduti, suicidati, torturati e poi condannati. Lavorare meno, lavorare tutti, respirare, carezzare, urlare, prendere, lasciare, scegliere, pensare, sospettare, vedere, dire, distruggere, costruire, imparare, insegnare, godere, soffrire, sognare, vivere tutti, morire meno, vivere tutti, morire meno. Solo pochi minuti fa, in anticipo sul ritardo dell'adesso, ed è successo, l'avete visto tutti, questo sangue, le donne in vetrina, i passanti, l'abbiamo visto tutti, il ghigno aspro della neve, abbiamo sentito lo stridere chioccio dei denti, negare quella risposta che da sempre ci si mente, i tonfi, poi gli stivali e lo scalpiccio, ogni mio, ogni tuo, ogni suo, ogni vostro, ogni nostro, calpestati, mentre il loro gas, la nostra massa, mentre accadeva il mentre e s'apriva il buco, s'apriva la pelle, il muscolo, l'osso, lo zigomo e il sangue si liberava dal corpo, lo sguardo del morto, questo nostro respiro così corto, noi zoppi, noi storpi, noi che per distrazione abbiamo perso futuro, amore, rivoluzione, noi ciechi, noi muti, sordi, i nostri colli torti. Lavorare meno, lavorare tutti, pensare, bloccare, incendiare, colpire, avanzare, retrocedere, ritornare, colpire, prendere, restituire, calcolare, punire, perdonare, compatire, disprezzare, agire, vivere tutti, morire meno, vivere tutti, morire
almeno. Turi Vaccaro era sopra l'imbocco della galleria. Aveva eseguito la serie di posizioni yoga chiamata Surya Namaskara, comunemente tradotto con saluto al sole, e si era fermato nella posizione del Shirshasana, testa e avambracci appoggiati al suolo, schiena e gambe diritte a puntare il cielo. Accanto a lui una bandiera Notav e una collana di teste d'aglio. La sera prima, alzando lo sguardo sui boschi verso Giaglione, Turi aveva percepito qualcosa, una pulsazione, un'onda ricorsiva, un turbinio di malevole intenzioni, e proprio lui, uomo tra i meno freddolosi al mondo, aveva sentito un brivido e l'urgenza di sfregarsi le braccia, di battere a terra i piedi, perché il sangue non si ritraesse dagli arti. Nonostante il gelo che lo pervadeva, Turi si era incamminato verso est, lungo la mulattiera che passava accanto al presidio. Pinze di ghiaccio stringevano le tempie. Aveva raggiunto un bivio, preso un sentiero in salita e pochi passi al di sopra del sentiero l'aveva visto. Un albero che urlava. Un castagno antico, dal tronco enorme. E nel tronco una faccia, una smorfia scolpita da artisti inumani. Dietro e dentro quella smorfia vi era ogni insensatezza sotto il cielo, tutta l'inutilità immaginabile al mondo. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Tornando al presidio, Turi era passato in cucina e aveva preso 7 teste d'aglio. «Cosa ci devi fare?» aveva scherzato qualcuno. «Hai visto un vampiro?» Turi aveva atteso l'alba meditando, poi era salito sul cocuzzolo. Alle 5.30, il frastuono! Un escavatore rosso, seguito da ruspe e difeso dagli idranti della polizia, era uscito per sferrare l'attacco. Il bersaglio era la barricata Stalingrado, la più grossa, presidiata da decine e decine di Notav. La pinza dell'escavatore, simile alle fauci di uno spinosauro, aveva morso più volte la barricata, quasi travolgendo i corpi degli attivisti, che gridavano al conducente «Cru, mi, ro, cru, mi, ro, cru, mi, ro!» E anche «Servo, dei servi, dei servi, dei servi! Servo, dei servi, dei servi, dei servi!» Nonché, più visceralmente, «Pezzo di merda!» E più in generale «Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna!» E anche «Giù le mani dalla Valsusa! Giù le mani dalla Valsusa!» Ma l'escavatore proseguiva, colpiva, staccava pezzi di barricata, facendo cadere le persone. «Cedite eos!» aveva detto Arnaldo di Sitò. «Novit enim dominus qui eius sunt!» Nel mezzo del macabro assalto tutti si erano scordati di Turi, che nel frattempo era sceso dalla postazione e, come sempre, scalzo e inatteso, si era materializzato sulla corsia dell'autostrada, diretto in rapida falcata verso il sole ancora nascente, verso l'escavatore che si stagliava in controluce, attorniato da sagome scure di sbirri. Gesù in un film di Godzilla. Gesù in un film di Godzilla. In una mano la bandiera Notav priva d'asta, nell'altra la collana di teste d'aglio. Van Helsing in un film western. Van Helsing in un film western. L'incedere di Turi era parso eterno. Metro dopo metro dopo metro di asfalto, metro dopo metro dopo metro di asfalto, metro dopo metro di asfalto, prima di raggiungere quel mostro d'acciaio che aveva lo stesso viso, la stessa bocca spalancata del castagno. Entrare nell'abitacolo, benedirlo. Turin era certo, alla guida
non avrebbe trovato nessuno se non quel gelo, quella densità invisibile e vibratile. I centurioni, stupiti, erano rimasti fermi finché un ordine non li aveva scossi e si erano mossi per intercettare l'intruso, placcarlo, immobilizzarlo, portarlo via. «Bastardi!» avevano urlato i Notav. Metro dopo metro dopo metro di asfalto. Metro dopo metro dopo metro di asfalto. Gesù in un film di Godzilla.